Ragazzi, questa davvero, davvero ragazzi, questa è una carne che si taglia col cucchiaio, non ci credo, non ci credo ragazzi, è una carne che si taglia col cucchiaio, niente coltello, solo cucchiaio ragazzi, è qualcosa di unico al mondo. Assaggia questa carne. Madonna santa. Amici di Braciami Ancora, oggi siamo di fronte ad una eccellenza gastronomica un po' italiana, un po' d'oltreoceano. Oggi ragazzi vi presento la carne di bisonte, una roba unica al mondo. Unica al mondo che, pensate, alleviamo anche qui in Italia. L'hai mai visto un bisonte da vicino? No. 5 minuti di auto da qua ti porto in un posto unico al mondo. Sei pronta? Ah, prima sumagniamo e poi andiamo a conoscere, al contrario. Andiamo, va, vai, andiamo. Questo è il tuo allevamento, lui è Massimiliano Gatti. Mi dici come ti è venuto in mente di iniziare ad allevare i bisonti? Perché tu sei l'unico in Italia che fa questo lavoro. Più che lavoro è una passione, guarda. Ma come ti è venuto in mente? È nato tutto per i vari assaggi, no, che ho fatto nel 2015. Cioè, sei capitato su una bistecca di bisonte nel 2015? Sì, 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 sì. Poi sono rimasto colpito inizialmente qui in Italia dalla tenerezza di questa carne, soltanto che poi non mi aveva convinto poi così tanto il sapore, perché era un po' tendente al ferro, no? Un po' al fegato. E così poi andando spesso negli Stati Uniti per lavoro ci ho avuto l'opportunità di assaggiarla lì. Okay. E lì mi si è aperto il mondo, perché ho capito che aveva tutto un altro sapore, tutto un altro colore, era armoniosa, quindi per niente spigolosa. Quindi tu l'hai assaggiata qui, dice interessante. Poi l'hai assaggiata, esatto, lì, hai detto un altro wow, paio di maniche proprio. È stato wow. Un altro mondo. Sì, assolutamente. E ti è venuta l'idea, mo la porto in Italia. Sì, perché poi ho scoperto che allevarli nello stesso posto a macellazione ti dà una carne che è completamente diversa, perché poi il viaggio, la tra virgolette pastorizzazione, no? Quindi con questo processo dei raggi gamma e tante altre cose, quando arriva qua la carne, uno ha perso tutte le caratteristiche nutrizionali e anche dal punto di vista organolettico è completamente diverso. Quindi qui si riesce a dare la carne di bisonte esattamente come se tu la vai a mangiare in Colorado, Wyoming. Fantastica sul allevamento. Sì. Però mi dicevi, allevare bisonti è un conto, allevare bovini è un altro. È facevamo un paragone. Cioè, allevare bovini è giocare a calcio. Allevare i bisonti e fare i tuffi da scogliere a 50 metri. Sì, più o meno. Sempre nel sport, senso è? Che sempre sport è, ma qui altro mondo. È tutto un altro mondo. Perché è complicato gestirli. Molto, perché loro ti ricordano sempre che l'uomo è ospite della terra. E sono loro. E per esempio nessuno può spingere un bisonte a fare qualcosa che non vuole. Sono loro che, volendo, ti dicono che quella cosa lì la possono fare. Te lo dicono attraverso i comportamenti, attraverso una serie di sistemi che hanno loro di comunicare anche col resto della mandria, e allora solo in quel modo lì riesci un pochino a gestirli. Loro ti riconoscono? Sì, sì. Cioè, loro... Ma riconoscono solo te? Sì, me e mio padre. Te e tuo padre, siete i due capi branco. Sì, più o meno. Che rispettano. Se io entro là dentro, che succede? È che non esci. Non esco, no. Cioè, entro ma non esco, non perché esci. Loro sono territoriali. Esatto. Ragazzi, che figata questa storia! Praticamente io dei bisonti avevo questa immagine meravigliosa di Kevin Costner in Balla coi lupi. Beh ragazzi, dal set di Hollywood, da Kevin Costner a Massimiliano, non è proprio la stessa cosa! Però adesso abbiamo il trattore e andiamo dentro? Vai, andiamo dentro. Andiamo sicuri? Tranquillo. Vabbè, io ti seguo. Vai, okay. Vai, andiamo. Ragazzi, siamo all'interno del recinto dove vivono i bisonti di Massimiliano. Francesca ha deciso che non scende dal trattore nemmeno morta e adesso dovrebbero arrivare i nostri bisonti, che ci guardavano molto molto incuriositi. È arrivato solo lui per ora? Ma ora arrivano anche gli altri. Dici piano piano, adesso sono un po' timidi? Sì, lui si è avvicinato con la musica, no? Poi dopo gli altri seguono. Scusa, che compilation gli avresti messo? Le canzoni natalizie gli piacciono. Gli piacciono le canzoni natalizie? Tanto. Okay. Vabbè, io non vi offendete se rimango sul trattore, non perché non mi fido di Massimiliano,
però vi posso assicurare, ragazzi, vederli dal vivo a pochi metri è un'esperienza meravigliosa. Ma senti, poi mi devi dire l'aspetto che più ti piace di questi animali qual è? Sono indipendenti, sono animali che insegnano all'uomo a riprendere il suo ruolo sulla terra, ovvero l'ospite. Questa è la cosa che tu dici, è fighissima. È la ragione per cui io allevo i bisonti. Inizialmente sì, la carne, poi dopo quando li conosci, li scopri, li capisci, quella diventa soltanto una cosa, questa è secondaria. Quanti bisonti c'hai? Ora sono una cinquantina. È come se ci avessi 50 psicologi che lavorano per te. Esatto. Che ti ricentrano ogni giorno. Questa cosa che hai detto è fantastica, penso sia una delle argomentazioni più belle che io abbia mai sentito da quando giro l'Italia, giro il mondo alla ricerca dei sapori. Quindi mi stanno insegnando ad amare la terra. Io da quando sono qui che faccio questo lavoro, non c'ho più un problema, non c'ho più l'ansia, non mi ammalo più, non prendo più l'influenza, è una cosa bellissima. Comunque, belle parole, bello tutto, ma mi è tornata fame. Andiamo. No, andiamo. Ragazzi, guardate un po', questa è l'intera lombata che poi, ti posso dire, io me l'aspettavo più grande sta lombata. In realtà no, sono tutte così. Perché il bisonte alla fine dà lombate che non hanno queste dimensioni enormi, no? No, perché è un animale piccolo, no? Perché a 4 anni arriva a 7 quintali. Vi vedete, guardate qua ragazzi, a me già mi piace perché non c'è un filo di grasso e notate la tenerezza, guarda. Plong, plong. Sembra carne frullata 100 giorni, 120 giorni, in realtà che frollatura c'ha? 4 giorni. Perché il bisonte non si frolla, no. È tenero di suo. Sì. Bene. E poi guarda come si allarga, rispetto alle lombate tradizionali del bovino si allarga molto di più, no? E qui c'è la preistoria, no? Questa è preistoria. Questa è preistoria, perché è preistoria? Perché il bisonte, vedi, ha mantenuto questi tratti, sì, del bovide preistorico, okay, perché non è mai stato selezionato dall'uomo, mentre sul manzo, sì, la selezione vuole che questa linea qui continui, per cui diciamo la parte della costola sia rotonda e non lunga così. Una meravigliosa grigliata preistorica. Fa la faccia preistorica? Io ce l'ho la faccia preistorica, non la devo fare. Perfetto. Quindi a questo punto, se siamo tutti d'accordo, abbiamo l'unanimità dei consensi, tagliamo questo? Taglia qui. Quattro dita. Colgo l'occasione per presentare Marco, che è, esatto, lo chef dell'agriturismo Il Tiro, che ci ospita, un posto, sì, bellissimo, che tra l'altro in menù ha la tua carne. Esatto. Quindi amici di Bracimi Ancora, se vi volete assaggiare il bisonte di Massimiliano, venite qui all'agriturismo Il Tiro e il posto è molto molto bello. Molto, eh? Molto bello. Adesso te l'ho portato. E loro sono anche molto 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 bravi. Sono molto molto bravi perché sono clienti tuoi. Il giorno che non so più clienti loro, una recensione su TripAdvisor, una stellina, va bene? No, a parte gli scherzi. Marco, vieni qua, tu sei umbro? Sì. C'hai parenti marchigiani? No. Quindi sarei generoso nel taglio, giusto? Certo. Perché mi faccio, allora prendi la mannaia, se fossi marchigiano taglieresti dove? Qua. Invece sei umbro e tagli? Qua, ok? Oh, amici marchigiani, io scherzo, ok? Molto peggio sono i genovesi, vuoi mettere? E perdemmo tutti i follower genovesi. Marco, fa vedere. Era un po' wow, sanduccio. Eccola qua. Un bel T-bone di bisonte. Massimiliano, vieni, vieni. Francesca, vieni, vieni. Perché dobbiamo fare un'analisi approfondita. Allora, veramente toccandola. Oddio, che bello. Toccandola emerge proprio
il texture diverso, no? Cioè è una fibra completamente diversa rispetto ai bovini. Pochissimo grasso. È frastagliata, quindi non fa sovrapposizione, okay. È già rotta, non c'ha bisogno della... Cioè è un DNA forma. Completamente diverso. Diverso, dobbiamo cambiare proprio il registro mentale. E vabbè, questo qui un po', ovviamente la puliamo un po'. Ma ragazzi, il grasso, guardate che bella, cioè è proprio un bel prodotto gastronomico, ti emozioni ancora quando lo vedi, di la verità. Sì, sì. E cottura rigorosamente al sangue. Al sangue. Non si ne non esce. Non si transige. Se uno lo vuole ben cotto, se la mangia il petto di pollo. Sì, il maiale. Ok, insomma. Quindi amici di Braciami Ancora, il bisonte si mangia al sangue, si mangia appena scottato e se lo volete ben cotto, ragazzi, ve mangiate il petto di pollo, va bene? Ragazzi, nel taglio è saltato questo pezzetto di carne. Direi che ci facciamo una tartarina. Oh, buona, buona, buona davvero, senti un po'. È saltato un pezzetto mentre la tagliava, me la sono mangiata cruda, è strepitosa, ma la tartare ce la potremmo fare. Facciamo subito. Ce la puoi fare? Certo, adesso andiamo al tiro e ve la faccio vedere andiamo direttamente al tiro. In diretta. Già ci stiamo al tiro, quindi. Sì. Facci sta tartare. Va bene. In diretta. Va bene. Ce la porti qua? Va bene, sì, andiamo. Questa ce fai la... Ci facciamo la tartare. Marco e Massimiliano, vi qui? Questo qui è in sottospalla. Madonna, noi chiamiamo filetto di spalla perché c'è una tenerezza indescrivibile, sì. Ma la tartare la possiamo fare anche con i tagli del posteriore. Però con tu... altri tagli dell'anteriore. Ho scelto questo perché è il mio taglio preferito. Madonna mia. Adesso ti ci metto, Francesca, una goccia di questo olio, ok? È un olio umbro, è un olio qui del Trasimeno, è una roba pazzesca che tu nemmeno hai idea. Questo, ragazzi, vi lascio il sito in descrizione, è un olio mostruoso, una roba che vi rimette al mondo. Leccate tutta la mano. Ma io non lo so, veramente. Senti. Madonna, che sto... Tra l'olio e la carne non saprei. Olio del Duca, ragazzi, mi raccomando, in descrizione trovate il link perché è un olio veramente che merita, c'è una bellissima storia. Ah, Marco, scusa, nel qui si mette a chiacchierare. Scusami tanto, tu no, di nulla. Anzi, è un piacere. Prima di tutto voglio farvi notare la morbidezza della carne, che con un cucchiaio si riesce veramente a fare una tartare senza nemmeno usare il coltello. Sei usato il cucchiaio. Senza, questo guardate, usa il proprio una cosa. No, aspetta, tu bari. Questo usa il cucchiaio davvero. Mamma mia. Madonna che mina. Madonna. Dai, tu non chiacchiera, fammi sta cosa, che ho fatto. Facciamo questo lavoro qui. Allora, Francesca, assaggia con l'olio. Madonna. Dice un po' com'è. È buona? È spaziale. Senti, ci è venuto a trovare sto signore. Tu c'hai un ruolo importante all'interno della cooperativa. Io sono il presidente della cooperativa Olificio Pozzolese. Oh, ma siamo sicuri? Oh, ma siamo sicuri che non è olio che arriva dal Nord Africa? Assolutamente. Tu me lo assicuri? No, assolutamente no. È olio dei colli del Trasimeno. Se io lo voglio, che devo fare? Per averlo abbiamo un negozio vendita interno oppure abbiamo lo shop online e il sito internet nostro. Questi chiacchierano. Si può acquistare direttamente. Bene, quanto lavoro c'è dietro a sto olio? Tanto, eh? È tanto lavoro che riguarda gli agricoltori per primi, i quali devono avere una grande cura delle proprie olive, con potature nel momento giusto, fatte bene. C'è tanto lavoro, tanto lavoro. Senti, dimmelo all'orecchio, quanto costa una bottiglia del genere? La bottiglia nostra, di questo olio che stai usando, che è un addobbo dei colli del Trasimeno, costa 12 euro. Solo? Io un paio di volte ho raccolto le olive, mi sono fatto un culo pazzesco, avrei messo 50 euro con la bottiglia, quindi 12 è poco. Vabbè, buono. Oh, ti piace il bisonte? Beh, assaggiamo, no? Magna, dai. Oh, senti un po', mentre Marco ci cucina la bistecca, dobbiamo dire un po' di caratteristiche di sta carne. 1. Ipocalorica, c'ha solo 104 kcal per etto. 2. C'ha solo l'1,4% di grassi, quindi tu pensa, no? Una carne... Quanto c'ha di grassi? L'1,4%. C'è come il petto di pollo, praticamente. Esatto. C'ha la metà del colesterolo del pollo, c'ha solo 35 mg per etto, c'ha il 70% di ferro in più rispetto al manzo, 40% di proteine in più. Cioè la carne per bambini, che vuoi di più? Adulti, donne, per tutti. Che spettacolo della natura.
questa se la spariamo tutta, perché ragazzi, una bistecca di bisonte così io in vita mia non l'ho mai mangiata. Tu le vedrai spesso, sì, non so, sì, mi capita spesso di lavorare. Spesso, no, di lavorarlo. Madonna che meraviglia. Tu perché ovviamente sei abituato, Marco, a tagliarla per i clienti, quindi non usi il cucchiaio. Ma noi prima, lo sai, abbiamo usato il cucchiaio. Ma veramente? Madonna, roba allucinante. Ma anche per la tartare ho fatto la stessa cosa anch'io. Madonna ragazzi, guarda qua che morbidezza. Mamma mia. Vai, ci sei? Amici di Braciami Ancora, ve lo ridico, ve lo ripeto, la carne di bisonte si deve mangiare così, al sangue. Assaggiamolo sto grasso, no? Sono molto curioso. Buono? Top. Spettacolo. No, questa? Tu praticamente quando sei andato in America hai sentito questo sapore, sapore, hai detto, e hai basta, detto lo voglio riportare, voglio qui fa questo. Amico mio, ti è riuscito proprio, lo sai, lo ammetto candidamente. Guarda, mai mangiato una carne così tenera, di un'eleganza unica, non è paragonabile al manzo. Niente, è un'altra categoria merceologica. Proviamo il grassetto. Senti, 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 si sente? Mamma mia! Madre di Dios! Oh mamma mia, sai, ho difficoltà a descrivere la complessità, l'armoniosità, la tenerezza, l'eleganza, la succosità. È molto seducente come carne, è una carne molto raffinata, molto nobile. È stupefacente. Non è una carne invadente, è una carne della delicatezza imbarazzante, ma pure di un carattere, cioè c'ha carattere, ma è delicato. È un velluto cattivo, capito? No, esatto, è vero. Che te devo dire? Amici di Braciami Ancora, onore a questo signore, ragazzi, che è riuscito a portare in Italia una carne di questo genere. Madre, è così buona, è così complessa, che mortacci quanto è buono non basta da dire. No, ok, cioè, la miscolazione è mortacci quanto è buono, in questo caso mortaccissimo quanto è buono. Amici di Braciami Ancora, ringraziamo sempre Madre Natura, ragazzi, perché ci dà la possibilità di assaporare certe carni e ci fa incontrare certi animali. Ma mi stavi a dire che non è finita qui? No, perché ti ho preparato anche le ribs, perché scottato il crudo della tartare, e adesso andiamo sullo stracotto delle ribs, che non è proprio uno stracotto, ma una lunga cottura. Brutta zozzona, smettila di mangiare, che ci sono le ribs, ce l'hai ancora a posto? Ce l'hai? A posto, assaggiamo le ribs, quindi lunga cottura. Praticamente stile completamente diverso, eh? Sì, 120 gradi, 6 ore. Sono arrivate le ribs! Eccola, olè! L'ossetto che esce. Questo da Marcane. Sì. Ok. Goduriosissima, guarda qua! Mamma mia! Praticamente noi ci siamo trasferiti in tutto ciò dentro la cucina del tiro, no? Perché per le ribs abbiamo fatto una cottura al diversa forno. Al forno. Tu mi fai il crudo, la griglia all'italiana e la cottura al low and slow all'americana. Esatto. Poi ti abbracci tutto l'universo. Esatto. Ok, mamma mia. Buono, cioè, pure te l'osso. Grazie. Adesso mangiamo la carne. Francesca! Da un po' a morso. A te invece un po' di ciccia te la do, dai. Tutto è venuta. Incredibile, cose che capitano. Sto bisotto è per tutte le stagioni praticamente. Sì. No. C'ha una versatilità unica. Non male, non male, non male. Massimiliano, però tu mi hai detto che per assaggiare le ribs, che mi hai portato questo signore qua, che si è presentato. Cristian Giardini. Cristian Giardini, ciao Cristian, come stai? Ti è? Tanto mangiate questa. Grazie, Michele. Senti Cristian, che fai tu tra le varie cose nella tua vita? Ti ho portato le birre del Trasimeno. Le birre del Trasimeno, dici, che qua? Sono birre artigianali che facciamo qui al lago. Annibale, ok. Poi abbiamo la Principe Trasimeno. Buona, sì. E l'ultima nata è la birra del Re Porsenna. Ok, che con quel che ci assaggiamo con questa? La birra Annibale, no? Sì. Quanti gradi so? Questa è una birra che fa 8 gradi. Sì. È una strong golden ale, una birra doppio malto. Che non lo so se la reggi, perché questa è un po'. Io batte, no. Eh. Tu la reggi una birra ad 8 gradi e mezzo? Ah, bello. Perché a Roma mi ce devi riportare a te. Vabbè, dai, apri, sono curioso.
un morso. Ah, ci sta. E soprattutto questa è una birra di 8 gradi e mezzo. Ragazzi, le birre del Trasimeno sono buonissime, sono frutto di tanti anni di lavoro da parte di un micro birrificio e la storia ci è piaciuta così tanto che abbiamo deciso di approfondirla sul canale di Versami Ancora. Quindi se andate lì trovate un approfondimento su queste birre. Comunque questa va bevuta rigorosamente mangiando qualcosa, perché sono 8 gradi e mezzo, sennò poi esci coi gomiti, però a mio avviso è assolutamente credibile. Sei diventato bravissimo. Hai visto? Amici di Versami Ancora, è stata questa una delle esperienze gastronomiche carnivori più entusiasmanti e coinvolgenti della mia vita. Io non potevo immaginare che il bisonte avesse questa eleganza, questa delicatezza, questo sapore, questa leggerezza, perché io me ne mangerei a tonnellate di questa carne. Oggi ho condiviso con voi un momento bellissimo della mia vita, ho conosciuto una persona fantastica, perché è un allevatore davvero che ci mette tanto impegno, ha un approccio etico alla professione. Credo che ragazzi sia una carne che merita, non è una carne da tutti i giorni ovviamente, perché è una carne un pochino impegnativa dal punto di vista economico, però ragazzi merita. L'osso finalmente è caldo, ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao.